ormai stiamo allestendo l'altare a San Giuseppe per la festa del 2014. L'idea di quest'altare è nata un paio di anni fa. Un paio di anni fa avevamo già allestito l'altare in via processione e in quell'occasione c'è stato Domenico Pundara che ha espresso il desiderio di prendere in carico la festa di San Giuseppe. Abbiamo chiesto a Padre Massaro, la disponibilità è stata per il 2014. Quindi quest'anno noi abbiamo cominciato con, come dire, mettendo assieme il gruppo di amici che doveva fare da contorno, da cornice a Domenico e aiutarlo nella realizzazione della festa. E l'idea che ci è venuta è stata quella di creare un altare che fosse una specie di cappella, mi voglio prendere la briga di chiamarlo santuario, dedicato al santo. Questo santuario comincia con questo ingresso. In questo ingresso noi abbiamo voluto mettere una campana sulla sinistra per indicare il clima. Cioè, prende, si stanno anche suonando le campane, che è bello per lui. Manca a farlo a questo. Che vuole simboleggiare il momento di festa che andremo a vivere. Mentre sul lato destro abbiamo già in riservo un riquadro dove andremo a collocare un quadro che ci verrà donato. Ancora non c'è chiaro, insomma, da chi, però riteniamo, insomma, che di averlo già pronto per i prossimi giorni. Il portale d'ingresso invece è fatto con tronchi di cipresso, una base più larga che possiamo spingere, con questo contorno di foglie, con la scritta in alto Viva San Giuseppe, e in alto abbiamo collocato invece un rosone per cercare di dare luce all'ambiente. Nel momento in cui si entra, abbiamo creato sostanzialmente l'interno di una chiesa. Nelle navate laterali abbiamo collocato invece 8 cappelle. In queste 8 cappelle abbiamo inserito 8 quadri che vanno a descrivere, a raccontare in qualche modo la vita di San Giuseppe. E quindi avrai un primo quadro dove c'è il San Giuseppe con la verga fiorita, a seguire abbiamo il sogno di San Giuseppe, lo sposalizio, la natività, il viaggio verso Gerusalemme, la candelora, abbiamo la fine della navata principale. Nella fine della navata principale, quindi l'altare maggiore, abbiamo realizzato una scalinata in pietra viva nella quale abbiamo piantato lo lavorello, e in cima, alla fine di questa scalinata, andremo a collocare la statua che Lorenzo Reina sta realizzando proprio in occasione di questa festeggiamento. Questa statua è, possiamo già anticiparlo, è proprio un regalo che il comitato vuole offrire alla comunità di Santo Stefano. Nel senso che Lorenzo si è messo a disposizione, dico, senza percepire nessun compenso per la realizzazione della statua. E noi come comitato ci stiamo facendo carico di tutte le spese necessarie per l'acquisto dei materiali e per la collocazione della statua, che avverrà il 23 marzo in Piazza Europa, dove andremo a preparare un piccolo piedistallo nel quale andremo a collocare questa statua, con una inaugurazione ufficiale, ripeto, il 23 di marzo. La statua ovviamente sarà in questo contesto dal 18 al 23. Una volta abbiamo visitato il santuario, poi accoglieremo la gente nella parte del retro del teatrino, dove offriremo poi un dolce, un qualcosa, insomma, per poter condividere assieme questo momento di festa. Invitiamo tutti a partecipare e a voler visitare lo sciattare, che sarà aperto dal 18 mattina fino al 23. Al termine della messa serale del 23, in corteo andremo in Piazza Europa per l'inaugurazione della statua di Lorenzo Reina.